Ciao a tutti, sono Marco. Dato che siamo nel mese di Halloween, durante tutto questo mese fino al 31 di ottobre, voglio proporre una serie di film horror sempre abbinati con i film di Kung Fu, dei film horror classici. Quindi dagli anni 50 fino agli anni 80, perché sono la mia annata, quella che preferisco di più, anche poi se c'ho anche qualcuno anche più vecchio, anni 40, 30, sono anche riuscito a recuperare un film di Bela Lugosi, che era un attore di film horror di quel periodo. Oggi voglio proporre il film Il Manichino Assassino, regia di George Fenady, vediamo un po', vediamo l'annata, se si vede bene, no? Comunque del 1973. Gli interpreti, come vedete qua, sono di John Carradine, che era un bravissimo attore, che non era mai protagonista, ma faceva sempre parti secondarie. Tra l'altro è il padre di Carradine, quello che ha fatto la famosa serie Kung Fu. Poi tra l'altro altri interpreti, il grandissimo Ray Milland, grandissimo attore inglese soprattutto degli anni 60, tra cui altri capolavori vorrei citare, che tra l'altro ho, Il Delitto Perfetto, Sepolto Vivo di Edgar Allan Poe, e il fantascientifico L'uomo dagli occhi a raggi X, che metterò magari in un futuro anche quelli. Ora guardiamo la trama comunque di Il Manichino Assassino, dato che ho la trama qua sulla cassetta, la leggo. Nella Londra di fine 800, il proprietario di un inquietante museo delle cere viene brutalmente assassinato in un modo che apparentemente sembra quello utilizzato da Jack lo Squartatore, la cui statua è esposta all'interno del museo. La notizia attira molti curiosi e le beghe legali legate all'eredità gettano su troppe persone l'ombra della colpevolezza. Quello che appare poteva sembrare un comune caso di cronaca nera si rivela presto ben altro, quando l'assassino torna a colpire e alcune persone dichiarano di aver visto le statue prendere vita. E niente, come al solito vi metto i due link sotto il video per vedere questo horror del 73, e buona visione, ciao.